È la prima volta nella storia di Roma che si chiude un campo Rom senza un'ordinanza di sgombero e l'utilizzo delle forze dell'ordine. Un contesto di emarginazione e di degrado che noi finalmente portiamo a termine applicando per la prima volta a Roma la strategia europea di superamento dei campi Rom. Siamo in via Cesare Lombroso. Oggi è una giornata storica perché, rispettando il nostro cronoprogramma, abbiamo appena realizzato la prima chiusura di un campo Rom. È importante chiarire la distinzione. Questa è una chiusura, non è uno sgombro, perché come prevede il nostro piano abbiamo lavorato insieme alle famiglie Rom, insieme al terzo settore, insieme a tutte le istituzioni di Roma Capitale, per ricollocare le persone in strutture di Roma Capitale o in strutture del terzo settore. Come vedete le condizioni erano veramente indecorose e per questo bisogna superare i campi Rom. Qui risiedevano 33 nuclei, 145 persone e tutti sono stati ricollocati. Solo 6 hanno scelto di trovarsi autonomamente una sistemazione. Abbiamo elaborato e condiviso dei percorsi di integrazione, con particolare attenzione ai percorsi scolastici per i bambini e quindi tutti i 58 bambini che vivevano in questo campo oggi sono iscritti nelle scuole vicino alle loro nuove abitazioni. Dove oggi sorgono i container e tanti rifiuti, pianteremo 142 alberi realizzando un bosco urbano collegato al parco di Santa Maria della Pietà. Questo intervento è finanziato con risorse europee, con Metro, PNRR ed esattamente in linea con la strategia europea del superamento dei campi Rom. Dimostriamo che esiste la strada per il superamento dei campi Rom, è lunga, è complessa, ma è possibile ed è l'unica vera strada in alternativa alla retorica delle ruspe e alla realtà dell'ignavia e della convivenza con i campi che sono a Roma da tantissimi anni. Noi li vogliamo superare gradualmente con questo metodo uno ad uno.